È stato promosso dal Comitato Provinciale dell'UMPLI il terzo Memorial Giuliano Grossi che si è tenuto nel campo di gioco di Lucrezia di Cartoceto. Il torneo di calcio a tre squadre, categoria giovanissimi, ha avuto il benestare della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, oltre che i patrocini del Comitato Regionale UMPLI della provincia e della Regione Marche. L'iniziativa ha voluto ricordare la figura di Giuliano Grossi, scomparso 3 anni fa, che per oltre 15 anni è stato alla guida del Comitato Provinciale dell'UMPLI. Oggi per il mondo delle Pro Loco è una giornata importante, soprattutto per la nostra provincia, perché ricordiamo 3 anni fa la scomparsa del nostro presidente provinciale Giuliano Grossi, che è ricordato in tutta la provincia, ma credo in tutta Italia, per l'esempio e l'umiltà e la mitezza che ha messo davanti alle Pro Loco, mettendo sempre al primo posto le Pro Loco. Io vorrei dire questo: la sua grande famiglia erano le Pro Loco e oggi noi lo ricordiamo con un triangolare di calcio, è il terzo anno che si fa, in sua memoria, perché la sua memoria rimanga scritta, stampata nella storia, ma soprattutto nei nostri cuori. Oggi l'ho detto anche in un comunicato stampa, vorrei prendere il suo esempio, il suo impegno e la sua vicinanza alle Pro Loco nel territorio. Questo consiglio provinciale ha già cominciato da martedì scorso, da Pian di Meleto, a lanciare questo messaggio. Oggi è una giornata veramente importante che vede qui la presenza di tanti ragazzini che ricordano Giuliano Grossi come persona amata da tutto il nostro territorio, persona che ha messo sempre impegno, amore e dedizione. E prima di tutto la passione, non nascondendosi mai dietro a niente, difendendo a spada tratta sempre le Pro Loco. Giuliano Grossi è stato uno dei personaggi più importanti che abbiamo avuto nella provincia di Pesaro Urbino. Oltre a essere stato presidente per molti anni del Comitato UMPLI provinciale, è stato anche delegato nazionale e ha ricoperto diversi ruoli. Ha dato la vita per le Pro Loco. Giuliano Grossi lo ricordiamo in questo torneo perché da giovane era il portiere della società, della squadra di calcio di Cartoceto. Giuliano Grossi è stata una figura importantissima nelle Pro Loco sia di Cartoceto che anche del territorio delle Marche e della provincia di Pesaro. Purtroppo è venuto a mancare circa 3 anni fa e oggi lo ricordiamo con questo torneo di calcio. È un triangolare composto da 3 squadre, la Real Metauro, la Real San Costanzo e la squadra di Acqualagna. Questi ragazzi sono 2001, giovanissimi, quindi sono una delle squadre qui del nostro territorio che ricorderanno in questa serata la figura di Giuliano Grossi. Noi con il Pro Loco di Cartoceto e in collaborazione con il provinciale di Pesaro abbiamo organizzato dopo questa serata un piccolo rinfresco là al campo di Lucrezia. Come ricordavo prima, Giuliano Grossi è stata una figura importantissima che ha investito soprattutto sulle Pro Loco e ci credeva tantissimo. Io sono umile in confronto a lui, sono, ti dico, 3-4 anni che faccio parte della Pro Loco, quest'anno come primo anno da presidente, e sono onorato di rappresentare Giuliano Grossi in questo momento.